Sono Pierlax dei Pirlas V. Sono Gabri dei Pirlas V. E io sono Jacopo dei Pantellas. No, sono R dei Pirlas V. Dopo aver riscontrato nei video precedenti che gli italiani non sanno palleggiare, abbiamo deciso di fare un bel tutorial per insegnarvi con dei piccoli trucchetti a palleggiare al meglio. Così nel caso vi intervisteremo in futuro non vi coglieremo impreparati. Step numero 1. Iniziate con la vostra gamba forte. Quindi se siete destri questo esercizio iniziate a farlo con la destra. Non dovete fare altro che far rimbalzare la palla a terra e fare un tocco con la vostra gamba forte. Poi di nuovo fate rimbalzare e fate un altro tocco. E così via 3-4 volte e poi vi fermate. Quando con la vostra gamba forte vi viene bene, provate con quella debole. Quindi se siete destri, adesso provate con la sinistra. Fate rimbalzare il pallone e fate il tocco con la sinistra tutte le volte che volete e poi vi fermate. Una volta che avete preso dimestichezza sia con la gamba destra sia con la sinistra, provate a fare con tutte e due le gambe. Quindi fate rimbalzare il pallone e poi destra. Fate rimbalzare e poi sinistra tutte le volte che volete. Insomma, cercate di farlo il più possibile. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. Step numero 2. Tenete il pallone e invece di farlo rimbalzare lo lasciate cadere giù e fate un palleggio direttamente e poi lo riprendete in mano. Fate questa cosa sia con la destra sia con la sinistra, ricordandovi di non tenere la punta troppo alzata. Piccolo trucchetto: quando fate cadere il pallone per iniziare a palleggiare, fateli fare una rotazione, così. Non fatelo cadere così dritto com'è, ma una rotazione, così come sto facendo io. Facendo così è più difficile partire, almeno per me. Quindi almeno provate e fatela ruotare e iniziate a fare gli step. Consiglio tecnico. L'errore comune che dovete evitare di fare in questo step è di colpire la palla e farla andare troppo in alto. La palla deve restare bassa perché voi quando palleggerete dovete calciare il pallone molto in basso. Quindi mi raccomando, fatela cadere e colpitela al volo, ma non deve andare troppo alto il pallone. Non dovete prenderlo qui, ma dovete prenderlo qui. Step number 3 è molto simile allo step 1. Prendete il pallone, lo lasciate cadere e fate due palleggi, destro-sinistro. E poi riprovate, fate sinistro-destro. Ogni tanto potete fare anche piede e ginocchio. Anche questo ti aiuta perché nel palleggio non si usano solo i piedi ma anche le ginocchia. Step number 8827. Ricordate, prima dicevo che nel palleggio non si utilizzano solo i piedi, ma si utilizzano anche tante altre parti del corpo, tipo ginocchia, testa. Provate a imparare anche nelle ginocchia a palleggiare, perché magari se la tirate troppo alta con i piedi vi salvate con le ginocchia e ritornate con i piedi. Quindi, detto tutto ciò, prendete il pallone, lo lanciate su e colpite col ginocchio prima destro e poi sinistro e la riprendete. Poi di nuovo sinistro, destro, destro, sinistro, insomma, come sta facendo questo qui dietro. Anche qui ci sono degli errori comuni che non vi fanno imparare, ovvero colpire il pallone di ginocchio o troppo in là o troppo in qua. Quindi mi raccomando, non colpitelo troppo vicino alla pancia, quindi troppo sulla coscia, perché sennò il pallone tende a tornarvi indietro e non andare in alto. E poi ovviamente non colpitela troppo in avanti, perché sennò il pallone tende a scapparvi di... cioè a scapparvi, non avete più il controllo. Quindi voi il pallone lo dovete colpire precisamente in mezzo. È così che avrà l'effetto buono, quindi cercate di beccarlo qui, in mezzo. Step number 5. Ok, perché ci sono io? Perché Erra sta imparando ancora, un po' come voi, quindi non lo sa fare questo step, ma imparerà. Adesso iniziamo a provare a palleggiare sul serio. Prendete il pallone e lo fate cadere, poi lo colpite al volo. Però dovete fare tipo 3 palleggi, 2 o 3. Quindi prendete 1, 2 e poi lo prendete. 1, 2, 3 e lo prendete. Però ricordatevi di usare anche le ginocchia. 1, 2, 3. O con la stessa gamba oppure alternando così. E la riprendete al volo. Fatelo tante volte, però non provate a fare 4, 5. Cercate di memorizzare 3, di farlo tante volte, 3 volte.
finché non vi riesce. Se siete arrivati a questo punto del video e tutto quello che abbiamo detto prima vi viene, adesso niente, non ci sono più step, provate a palleggiare come si deve. Ricordatevi di tenere la palla bassa e di variare, fare destro e sinistro, ok? Perché facendo solo una gamba è più difficile e più brutto da vedere, quindi fate così e utilizzate anche le ginocchia, non dimenticatevi. Adesso faccio un po' fatica perché parlare e palleggiare non è facilissimo, però variate un po' e provate anche con la testa, ok? Il consiglio che vi do è allenatevi un pochino tutti i giorni, cioè non per forza un'ora al giorno, ma anche 15 minuti, però abbiate costanza, perché se vi allenate due giorni, poi mollate due settimane, dovete rifare da capo. Poi una volta che imparate non dovete più allenarvi, è questo il bello. Il difficile è imparare, ma una volta avete imparato sarà una cosa facile. Poi quando finalmente avrete imparato a palleggiare decentemente potete imparare trucchi come l'orologio che abbiamo insegnato in questo video, che teoricamente mi dovrebbe apparire qua. Che bello! Speriamo che questo tutorial vi sia piaciuto e ricordatevi di cliccare nella i dove voterete il prossimo tutorial. Se avete acquistato un buon controllo di palla, allora sarete le persone perfette da intervistare nei prossimi video. Così potremo aumentare la media degli italiani. Quindi, stay tuned!